Allora, la prima domanda è questa. Noi abbiamo cercato un po' di informazioni su di te e abbiamo scoperto che hai collaborato con Margherita Hack. Sì, esatto. Un personaggio. Un personaggio. Ecco, volevamo sapere questa esperienza, cosa ti ha lasciato? Allora, questa esperienza, intanto ha lasciato un libro, che è sempre un'esperienza bella, visto che si parla di memoria, credo che il libro sia un bel oggetto per fare memoria, ed è memoria veramente di un incontro, perché è stata questa lunga intervista dove Margherita parla tanto di scienze e di astronomia, ma nel parlare di ciò mette tanto della sua quotidianità. E io l'ho frequentata proprio a casa sua, quindi l'ho vista mentre cucinava, mentre accudiva i gatti, ha 88 anni e va ancora in macchina, lei guida per Trieste, e quindi era bello perché insomma un personaggio, c'è cioè un'immensità, una scienziata, una delle più brave al mondo, però avevo la possibilità di vederla appunto nel suo giorno per giorno. Questa cosa dal punto di vista umano mi ha dato tanto, è stato un incontro bello e la bellezza di questo incontro è stato trovare un 88enne, è una persona che tutte le soddisfazioni che voleva togliersi se le è tolte, che però ancora si meraviglia e si stupisce nella sua ricerca quotidiana, nel suo lavoro quotidiano, e questa è stata una cosa che ha meravigliato e stupito anche me. Bene, e dopo aver parlato di Margherita Hack, parliamo di Fiorello. Hai anche lavorato con Fiorello. È stata una collaborazione comunque interessante. Che cosa avete fatto insieme? Cosa fai per lui? Cosa lui fa per te? Cosa ti ha lasciato appunto collaborare con Fiorello? Allora, con Fiore collaboro da 7 anni, faccio parte del suo gruppo di autori, perché i comici hanno anche persone che lavorano per loro. Lui poi non è solo comico, è intrattenitore, è conduttore, ha uno staff di persone, tra le quali ci sono anch'io, e dove si scrivono battute, si danno idee, si lavora insieme alla costruzione di un programma. Anche lì, che dire, lavori con una persona che sa e che sai essere il numero uno oggi, perché è talentuosa, è curiosa, è veloce, è intelligente, è brava, non ci sono altri aggettivi. E quindi è un orgoglio poter lavorare per lui, ed è strano, no? Perché quando lavori, fai l'autore, dici vabbè, tu scrivi una battuta bella, nessuno sa che sei stato tu, dov'è la soddisfazione? Beh, vi devo dire che quando tu scrivi una battuta e questa battuta la senti dire da uno che si chiama Rosario Fiorello e sai che in quel momento o 7.000 persone in teatro o 7 milioni di persone, se in televisione, ridono di questa battuta scritta da te, anche se nessuno lo sa, è una bella soddisfazione. C'è una domanda semplicissima: il tuo libro preferito? Il mio libro preferito come lettore, dici? Sì. Sono tanti. Allora, da ragazzino avevo, io sono appassionato di Roald Dahl, quindi per quella che è la scrittura per ragazzi, anche se Roald Dahl non è solo scrittore per ragazzi, il GGG è un libro che mi ha lasciato tanto da piccolino. Tra i libri da adulti, anche se l'ho letto da ragazzo, ma ogni tanto me lo rileggo, c'è Il giovane Holden. Mi piace perché è moderno, anche se è stato scritto un sacco di tempo fa, perché è dirompente, perché va contro corrente. Questa cosa mi ricorda un po' il racconto di Gianni Rodari, che era il giovane gambero, cioè mi piace un po' chi va controcorrente, chi vive anche in maniera un po' distaccata, chi quando qualcosa ti colpisce ma ti rimbalza anche, e in questa cosa nel giovane Holden mi sono trovato tanto. Quindi lo consiglieresti a ragazzi della nostra età? Anche più piccoli magari, non so. Sì, della vostra età, un po' più piccoli. Poi sono quei libri dove a seconda degli anni che hai ci ritrovi qualcosa di tuo, no? Io adesso, è morto da pochissimo lo scrittore, me lo sono riletto e ho ritrovato cose sì, che mi sono servite, mi hanno aiutato, mi hanno mosso qualcosa. Secondo me il libro deve muoverti qualcosa, non ti deve insegnare, non è una lettura pedagogica, non ti deve cambiare la vita, ti deve muovere qualcosa. E un altro libro che invece è stata l'unica esperienza nella mia vita, e sono stato veramente male anche dal punto di vista fisico quando l'ho letto, è stato Orwell, il libro di Orwell, 1984, perché ma veramente ho avuto una settimana della mia vita che ce l'avevo in testa, mi sentivo in una gabbia, cercavo di trovavo nella mia vita quotidiana un sacco di riferimenti a quel libro, ed è stata proprio un'esperienza fisica legata al libro, ed è stata una cosa particolarissima.
Ecco, come hai fatto tu a arrivare a lavorare con personaggi come Hank, come Fiorello? Da cosa sei partito? Come sei arrivato? Come ce l'hai fatta? Allora, la risposta potrebbe anche sembrare banale, ma è la verità, cioè provandoci. Io sono sempre stato uno abbastanza testone, no? A 22 anni già scrivevo per Topolino, che era il mio piccolo sogno da bambino, era scrivere per Topolino, e ce l'ho fatta giovanissimo. Da lì ho capito che, insomma, se tu hai un'idea forte, ti ascoltano, anche se non sei nessuno, anche se non sei figlio di o amico di. Così è stato con Federica Pellegrini, così è stato con Rosario Fiorello, che non sapeva chi io fossi, però gli ho portato delle battute, mi sono piaciute, mi ha detto ok, proviamo a lavorare insieme. Io ho lavorato 2 anni con lui gratuitamente, quindi per far vedere che mi piaceva, e volevo, esatto, che fosse lui a prendermi a lavorare per quel che valevo. Idem è stata con la Hack, cioè io le ho telefonato dicendo questa idea, professoressa, possiamo parlarne, l'idea le è piaciuta, non mi ha detto di no. Federica Pellegrini idem, io l'avevo conosciuta facendo una puntata di Screen Saver, che era il programma che conducevo su Rai 3, e le ho detto guarda, secondo me tu hai cose da dare alle adolescenti, ti va di provare a fare un libro insieme? L'idea le è piaciuta, ho detto ok, proviamo, e via. Quindi molto più semplice, sembra quasi banale, ma è così. E appunto, tra tutte le persone con cui tu hai collaborato, sapresti dire, non so, quale esperienza magari ti ha lasciato di più, con quale persona magari ti sei trovato meglio, ti sei confrontato di più? Guarda, un incontro è qualcosa, insomma. Margherita, che vi ripeto, mi ha lasciato tanto dal punto di vista umano, una persona, Giovanni Allevi, un altro con cui sono stato un paio di giorni insieme per fare la puntata di Screen, una volta smontato dal personaggio che tutti gli hanno costruito attorno, una persona molto bella. Renzo Arbore, un altro monumento, l'avete conosciuto e sapete, avete visto che tipo è, insomma. Sì, ci sono persone che ti emozionano. Considerate che io sono uno che non ha mai avuto un poster in camera, cioè non sono mai stato di nessuno, non ho mai chiesto un autografo, anche lì sono abbastanza distaccato, difficilmente mi emoziono davanti a una persona. Ci sono alcune persone che invece mi hanno lasciato qualcosa. Adesso veramente mi viene in mente Arbore, mi viene in mente Allevi. Giovannotti è un altro che, cioè, conoscendolo fuori onda, cioè fuori concerto, vedi che è uno che ha spessore. Insomma, loro sì, sono piccole cose. E poi per fortuna ho collaborato con migliaia di ragazzi, di adolescenti girando le scuole, e anche lì ci sono dei ragazzi, degli insegnanti, dei professori che mi hanno lasciato cose pari a Lacco, pari alla Levi o pari ad Arbore. Non sono personaggi famosi, ma chi se ne frega anche. Ecco, quindi tu, diciamo che sei l'incarnazione del non raccomandato, di uno che si è fatto da sé. Cosa vorresti dire ai giovani, ai ragazzi che magari come te partono dal niente e arrivano magari chissà dove? Magari hanno un sogno. Guarda, io la cosa che dico sempre, a me fa molto arrabbiare chi si piange addosso, chi si lamenta, chi tira il freno a mano prima di provarci. Io probabilmente sono stato anche tanto fortunato, lo ammetto, credo che in giro ci sia tanta altra gente brava, più di me anche, che magari non ha avuto la fortuna o non ha avuto il coraggio di provarci. Quindi il consiglio che do sempre è quello di osare, battere la testa una volta, battere la testa la seconda volta, non piangersi addosso prima di ribatterla la terza volta, perché magari la quarta volta invece trovi la cosa. L'altro però, non essere sprovveduti, cioè io quando sono andato da Lacca avevo un'idea chiara, quando sono andato da Fiorello sapevo che i testi erano bellissimi, cioè Fiorello non doveva prendermi a lavorare perché io ero bravo o perché ero Federico Taddeo, perché glielo avevo chiesto, ma perché ero bravo per lui, cioè ero funzionale a quello di cui aveva bisogno, e io ero sicuro che le cose che gli stavo portando erano cose valide, e questo mi ha aiutato, insomma. Quindi un po' di sicurezza e un po' di sfrontatezza che, insomma, aiutano, e mai cercare di pestare i piedi a nessuno, perché sennò poi te li ripestano e fa malissimo. Va bene, ti ringraziamo tanto. Grazie a voi. Ci ha fatto piacere.